E adesso è arrivato il momento di Silvia Pagni col suo biglietto da visita, una cantante italiana ospite con lei. Assolutamente sì, un'intervista importante con Francesca Lotta, cantante italiana siciliana, ed è stata un'intervista così ricca che sarà divisa in due parti, quindi ci godiamo oggi la prima parte e domani la seconda. E apposta, allora andiamoci a gustare insieme questo approfondimento. Bentornati cari telespettatori, l'ospite di oggi ci tengo particolarmente perché è un artista a tutto tondo, una voce pazzesca, un cuore enorme e poi una mia cara amica. Non potevo non trovarla oggi in questo giorno dove si festeggia con i propri cari e le amicizie più belle. Vado subito con la domanda di rito. Gentile ospite, mi sente? Sì! Ah, benissimo, ci svegli il suo biglietto da visita. Allora, sono figlia d'arte, sono nata a Palermo, e non dico l'anno perché sono un po', diciamo, un po' boomer. Sei sempre bellissima, lascia perdere. E poi amo molto gli animali, amo la musica è la mia vita, come tu ben sai, noi ci conosciamo. E diciamo che forse il grande pubblico mi ha conosciuto un po' prima al Cantagiro, poi a Sanremo nel 92. Non dico altro. No, no, nome e cognome? Sono Francesca Lotta, ciao! Ah, che bello, ciao Stella! Ben arrivata e buon Natale, tu sei la più bella e la più brava di tutte, te lo posso dire? Tu sei di parte perché ci vogliamo bene. No, non sono di parte, è proprio la pura verità, e buon Natale cara! Buon Natale anche a voi, a tutti voi che lavorate, insomma. In questa giornata. Io vedo che tu hai in braccio un tuo amico Pelosetto, so che ami tantissimo. Uno dei tanti, guarda qua ce n'è un'altra, Bessi, poi c'è dietro, prima c'era Ciccio, vabbè insomma, diciamo che è uno zoo. Tu sei venuta una volta, però c'è sì. Purtroppo tanto tempo fa e quindi alcuni di quegli animaletti che hai conosciuto non ci sono più e ce ne sono altri che vado trovando per le strade. Brava, bravissima, guarda, perciò io l'ho detto, una voce pazzesca lo sanno tutti quanti, ma un cuore tuo è un qualcosa di veramente grande e io... Ma anche il tuo. Grazie Stellina. Guarda, in primis intanto facciamo un po' di domande, ci facciamo una chiacchieratina tra amiche. Volevo parlare con te del grande successo di Non amarmi, questo brano che è immortale è diventato, ma come sei riuscita ad arrivare a Sanremo a conoscere Leandro Baldi? Noi siamo curiosi un po'. Allora, diciamo che praticamente avevo fatto parte delle compilation prima, che era un gruppo che era Domenica In. Poi da lì mi notarono la casa discografica Dischi Ricordi e con loro mi fecero un provino andando bene e cantai una canzone di Tozzi che era scritta da Bigazzi, quindi era proprio il mio destino. E poi cercavano delle canzoni per farmi fare, insomma, appunto, il disco. E in questa ricerca praticamente incontrai Aleandro con una canzone sua bellissima che era Sentimenti. Questa canzone qui dovevo portarla a Sanremo nel 91. Poi all'ultimo momento passò un'altra persona e quindi saltò questa cosa. L'anno successivo con Giancarlo Bigazzi, che tra l'altro era produttore di entrambi, ha avuto un po' questa idea di fare questa canzone di Aleandro, diciamo, c'era un inizio di pezzo di Aleandro, l'ha completamente cambiato e proprio cucito addosso a noi, e insieme a Marco Fallagiani hanno fatto veramente un lavoro di 6 mesi per fare Non amarmi, perché avevamo due voci naturalmente certo. Molto... molto diverse, no? Come estensione, così lui maschio, dove donne abbiamo sempre. Quindi l'hanno fatto in modo che insomma si unissero per bene. Quindi c'è stato un lavoro abbastanza importante. Se non che la nostra casa discografica non ci credeva,
perché dicevano che non era credibile una storia d'amore tra una persona che aveva un handicap e un'altra che no, quindi non sarebbe mai potuto essere un successo perché appunto la gente non ci si rivedeva. Allora, invece il nostro direttore artistico era Mario, il compianto Mario Ragni che tu conoscevi. Sì. E Giancarlo Bigazzi hanno lottato come matti per riuscire a portarci a Sanremo. All'ultimo momento sapemmo che eravamo riusciti a entrare, tanto è vero che io non avevo vestiti neanche Leandro, abbiamo comprato i vestiti a Sanremo. Vedi un Io non po'. avevo truccatore, truccatrice, sai. Normalmente ci si porta il proprio, c'è quello che Sì. ti cura il look, le cose. Io non avevo nessuno, sono arrivata lì. Se tu vai a vedere quasi senza trucco, molto, molto normale, forse, ma forse è stata questa anche la forza del brano, la verità, cioè che non c'era costruzione. E la storia è arrivata talmente profondamente nella gente perché hanno capito il messaggio molto profondo della canzone, perché una persona che ha una disabilità. Non, in qualche modo ha sempre paura di non essere amato veramente, Sì. ma per quel senso di tenerezza, no? Quasi Sì. di pietà verso una persona che ha dei problemi, no? E quindi era questo sempre una cosa che non si voleva affrontare. In quegli anni si faceva finta che la disabilità non esistesse, non se ne voleva parlare. Invece questa canzone ha distrutto un muro. Ha fatto capire che non c'entra niente la disabilità con l'amore. L'amore e i sentimenti ce li abbiamo tutti, anche se abbiamo qualche problemino, qualche fragilità. Per Certo. cui tante coppie sono nate anche grazie a questa canzone, con tante coppie in cui magari uno dei due aveva qualche fragilità, qualche disabilità. E questo per me è forse uno dei vanti più grandi per me, perché io credo che la musica debba avere sempre un Sì. messaggio sociale, perché la musica, abbiamo la fortuna, Silvia, di fare un lavoro che possiamo comunicare con tante persone, quindi abbiamo il dovere di amplificare le difficoltà, di aiutare le persone che magari invece non ce la fanno per una serie di motivi, non hanno la possibilità di comunicare le loro difficoltà. Ebbene, quindi sono veramente onorata di aver fatto insieme ad Aleandro questa canzone perché è stato proprio uno spartiacque. E da lì Certo. poi, cioè, vabbè, Bocelli e tutto quanto, sono successe tante cose. E quindi io credo che la musica per me debba sempre avere un qualcosa, un elemento per aiutare qualcuno, anche l'amore, per carità, anche i sentimenti d'amore aiutano tante persone che magari in quel momento si ritrovano nella stessa situazione. Eh sì, guarda, comunque Non amarmi rimarrà sempre un brano pazzesco. Prima hai detto nella tua presentazione figlia d'arte. Spiegaci un attimino che cosa nella tua generazione, quanti musicisti o cantanti. Spiegaci un attimino la tua famiglia. Allora, io avevo un nonno violinista, che è mio papà tenore, mio zio, fratello di papà, attore cantante, e mia sorella e mio fratello sono soprano e tenori al Teatro Massimo di Palermo. Uno dei miei nipoti ha studiato fagotto per 6 anni, e l'altra mia nipote è diplomata in canto, insomma. Mio cugino pure suona la chitarra, siamo proprio una famiglia in cui uno dice che faccio? No, no, non ce lo siamo mai chiesti. È stata una cosa molto naturale, capito? Certo, sì, ti capisco, ma maggior parte sono tutti un po' sul ramo classico, però, come hanno preso questa tua direzione pop? Allora, mio padre in realtà aveva cominciato facendo musica pop ed era arrivato tipo quarto al
quella manifestazione adesso che non mi sfugge, ma dove sono usciti parecchi personaggi, ti parlo di tanti anni fa. Poi mio padre vinse un festival della canzone siciliana con una canzone che si chiamava Suona chitarra mia, che ho inserito in un album Anima Mediterranea, dove ci sono brani antichi siciliani e napoletani, e c'è anche la versione di Alessandro Baldi, però di Non amarmi mai in acustico. Pensa che c'è Massimo Morricone al contrabbasso, Cristiano Viti che ha fatto gli arrangiamenti, Simone Federicuccio Talone alle percussioni, Milici all'armonica bocca, 30 coristi. È stato un lavorone proprio, ci sono anche strumenti particolari, tipo, insomma. Guarda, è stato un lavoro immane di 4 anni che ho prodotto io da sola. E Incredibile. quindi, insomma, mio papà ha iniziato come musica pop, però poi ha studiato anche lirica. Anch'io ho studiato lirica 3 anni, però in realtà, non lo so, forse l'idea. Non lo so più, mi piaceva fare soul, io amavo la musica soul, non lo diresti mai, ma in realtà io amavo molto la musica pop, soul, black, insomma, un po' così. E quindi sì, mi piaceva, mi piace la musica, l'ascolto anche la musica lirica, mi appassiona, però ecco, più di tutto quello. Quindi mio padre comunque non ha avuto nulla a che ridire, anzi mi ha sempre appoggiato. Bene. E quando vinsi Sanremo mi regalò un braccialetto dove ha scritto: Grazie per le emozioni che ci hai Oh, regalato. che meraviglia. Sì. Mamma mia, da brividi, veramente, mi è passato un attimino un filetto di brivido. E pensa che mi volevano far cambiare nome, il cognome, e io mi sono rifiutata assolutamente perché volevo dare. Allora, perché mio padre, questo non l'ho detto, aveva rinunciato alla sua carriera precedentemente per noi figli. Perché aveva avuto i figli giovanissimo, quindi diciamo in qualche modo io mi sono sentita in debito con papà e Ah, che quindi bello. dovevo assolutamente riuscire a dargli le soddisfazioni e questa è stata la mia gioia, è stata riuscire a donargli le cose che non era riuscito a fare lui per noi figli. E Che bello. quindi io ho dedicato a papà Anima Mediterranea quel disco, è tutto dedicato a papà. Perché mio padre è stato il mio maestro non solo di lirica, di canto e tutto quanto, ma mio padre è stato il mio maestro di vita, perché era una persona un'anima pura, amava gli animali come me, salva anche gli insetti, cioè di prendere tutto fuori. Era un'anima pura, bella, meravigliosa. E la sua perdita giovanissimo. Perché lui ha detto: quando vado in pensione facciamo il disco insieme. Mio padre è andato in pensione e purtroppo dopo pochi mesi se n'è andato. E quindi sentivo il dovere di dedicare questo Immagino il disco grande a mio dolore, papà. Francesca. Queste sono cose proprio Sì, sì. di esperienza, tesoro, ce ne sono state tantissime, come il grande successo anche con Augusto Enriquez, dove siete stati in vetta alle classifiche a Cuba. Ma vorrei arrivare ad oggi. Col programma è tale e quale show, ti abbiamo visto in delle performance veramente da brividi. Com'è stata questa Grazie. esperienza, tale e quale show? Grazie. Diciamo che una delle mie passioni era proprio la recitazione, quindi diciamo è stato un modo per sperimentare. Tra l'altro è uscito anche il mio disco in Giappone, pensa con la King Records, Ma ti rendi conto? sia oltre che a Cuba. Allora, diciamo che quando ho fatto 4 volte il provino per tale quale e non mi hanno, era quasi lì lì per prendermi, poi non mi prendevano mai. Ma come E avevo mai? rinunciato per tanti anni, ho detto no, basta, non ci provo più, non mi interessa, non voglio sapere niente. Poi è successo quello che purtroppo ho avuto un problema di salute molto, molto grave, abbastanza importante. Ma dopo questa malattia, sono diventata più forte perché ho capito quanto sia preziosa la vita, quanto sia
meravigliosa, non dobbiamo sprecare neanche un istante. E allora ho detto, sono diventata molto più grintosa, molto più determinata, molto più Brava. forte e ho detto, ci devo provare, stavolta ci devo riuscire. E mi hanno preso. Hai fatto veramente Questo è. un capo. Hai fatto un capolavoro in quel programma. Guarda, Francesca, veramente. Poi quando cantavi, non so, i brani, sembravi proprio, cioè, Mia Martini. Io quando ho visto te quella sera lì ho detto, ma è Francesco o Mia Martini? A parte, Amore. complimenti ai I truccatori, truccatori perché, bravissimi. ma la voce, la tua padronanza vocale, la tua interpretazione è un qualcosa di fantastico. Ma come mai tu ami così? Perché si sente quando canti, questa unione con Mia Martini. No. Allora, fondamentalmente una serie di cose ci univano. Abbiamo avuto sia Giancarlo Bigazzi come stesso produttore, Marco Falagiani, il mio ex compagno, ha iniziato a scrivere Gli uomini non cambiano quando stavamo insieme, quindi io l'ho vista nascere la canzone, quindi eravamo praticamente sempre insieme, perché pranzi, cene, si andava in giro, eccetera, quindi io l'ho conosciuta bene. Pensa che non ho mai chiesto di fare una foto perché mi sembrava di profanare il mio mito, perché lei è sempre stato il mio mito, e avevo paura che pensasse che io non so, non era per affetto sincero, ma perché volevo farmi bella che conoscevo lei, capito? Quindi non ho mai fatto foto. Però ora mi ricordo un episodio, una volta abbiamo fatto sia Sanremo del 92 insieme. Perché lei era tre big, fece e doveva vincere, aveva vinto in realtà. Gli uomini non cambiano. E poi noi invece vincemmo con Non amarmi, lo stesso anno, quindi eravamo anche Sì. nella stessa. E poi facemmo anche il Cantagiro l'anno successivo insieme, nel 92. E una volta avevamo tra l'altro lo stesso problema di salute, che erano, vabbè, i fibromi, e allora stavo male. Ed ero in macchina. Lei si fece 150 metri circa di strada tutta fangosa perché aveva piovuto per venirmi a consolare. Era così. Mamma. Mimì era una persona che se capiva che il tuo animo era buono, era sensibile, che eri una brava persona, ti dava l'anima. Se invece capiva che tu eri, insomma, una persona. Lei non aveva peli sulla lingua, ti diceva tutto quello che pensava ed era molto tosta, molto, molto dura, ma era molto ironica, molto simpatica, aveva una risata travolgente. Infatti sto preparando, ho scritto insieme a Ciro Castaldo la sceneggiatura di una teatrale che faremo nel 2025, e purtroppo saranno 30 anni addirittura della scomparsa Mamma di mia. Mimì. Pensa un po', sembra ieri. Sì, 30 anni. E quindi quando, diciamo, c'è sempre stato un legame tanto forte, però io penso che io non l'avevo neanche portata ai provini, assolutamente, perché io ho sempre provato questo senso di, cioè, per me lei era, per me lei è il massimo, cioè, non c'è, non lo so, non posso, la mia sensibilità, per il mio modo di essere, per me lei è sempre stato il top. Non avevo, ma neanche, come dire, non volevo neanche misurarmi con questo grande mito, figuriamoci, oppure dissacrarlo, quasi dissacrarlo. E quindi non l'avevo portato. Penso che è stata la mia coach che, senza dirmi niente, mi ha registrato, l'ha mandata agli autori. Infatti poi la volta successiva mi hanno detto, devi fare Mimì, come devo fare Mimì? Cioè, mi è preso un colpo. Cioè, ho detto, Dio, chissà che cosa. Cioè, No, sei stata e favolosa. invece è successo. Chiaramente, io la mia voce è cambiata, Silvia, perché come anche Mimì, se voi ascoltate i brani di Mimì di quando era giovane, quando non aveva i polipi, insomma, quando non aveva i noduli, era diversa, era pulitissima. Anche io ho dei noduli, per cui la mia voce è diventata naturalmente graffiata, cioè non l'ho imitata, Sì. capito?
È stata una cosa proprio naturale. E sarà stata questa verità, non lo so, però a un certo punto ti dico una cosa. Quando mi hanno truccato, io sono andata a fare l'ultima cosa, a guardarmi l'ultima volta per vedere se era tutto a posto prima di uscire in scena, no? Ho avuto una sensazione strana. Non prendertene per matta, però, non prendetene. No, Ho no, sentito assolutamente. come a un certo punto, come se lei fosse entrata dentro di me, ho detto, oddio, vedevo lei, e ho sentito, dico, Ma quella, tu non lo so, pensa che... una cosa strana che non riesco a spiegare, ed è andata bene, è andata benissimo, ho vinto quella puntata con Grazia Mimì, che mi voleva veramente bene, perché aveva capito la mia anima, e io proprio grazie a questa cosa ho scritto questa, si chiama La vera storia di Mimì, Bene. che vuole raccontare esattamente quello che era Mimì, perché Mimì era una donna incredibile, aveva una forza, sì, però aveva tanti nemici perché non te le mandava a dire, te le diceva in faccia quello che pensava. E proprio per la sua franchezza, per il suo modo di anche di rispettare al punto tale da avere avuto tante cause con i discografici che volevano imporle determinate cose. Invece lei ha sempre difeso la musica perché amava la musica sopra ogni cosa e non voleva che nessuno la sporcasse, no? Per Sì, interesse. certo. E lei pensa che veramente ha vissuto la povertà. Non, perché purtroppo ha dovuto pagare tante penali e ha vissuto veramente tanto, tanto male. Quindi io voglio dare giustizia a questa donna perché io l'amavo e l'amo follemente. E quindi credo che quando c'è una persona, un artista, non bisogna dimenticarlo perché quando vale non è giusto. E ricordando veramente ricordarli quando non ci sono più, questo mi dà fastidio. Mi dà fastidio Eh sì. che non sia stato dato quello che meritava Mimì, Mia Martini, quando era in vita. Perché Ma era troppo brava, troppo. E sto facendo, vabbè, tante altre cose, cambiando discorso perché se no mi viene proprio un magone. Per oggi con la nostra amica Francesca Lotta abbiamo terminato, però vi aspetto in tantissimi perché lei ha ancora da raccontarci tantissimo. La prossima settimana con lei, Francesca Lotta. Ciao a tutti!